Gens, è la nostra lingua, detta appunto lingua dei segni italiani. Ci sono delle difficoltà e ci sono vari motivi per cui noi troviamo queste difficoltà. Molte persone pensano che comunque la lingua dei segni italiana non è una lingua, una vera e propria lingua. In secondo luogo, molte persone credono che il bambino sordo, se segna, poi alla fine non parlerà. E invece non è così. In terzo luogo, nelle famiglie dove ci sono i bambini sordi, c'è anche la possibilità di portarli nelle logopedie, alle logopedie, e invece molti non vogliono farli partecipare, vogliono farli insegnare. Molte persone che lavorano nella medicina e quindi credono che il problema della sordità sia solo un problema di salute, e invece non è così. Io voglio rispondere a tutti questi punti. Per quale motivo? Già nel mese di marzo del 2011, quindi diciamo all'incirca un anno fa, è stata approvata alla Camera, cioè al Senato, è stata approvata la legge che riguarda il riconoscimento e la diffusione della lingua italiana dei segni. Noi persone sorde eravamo molto contente di ciò, però invece quando poi è passata alla Camera dei Deputati questa legge, purtroppo ha trovato numerose difficoltà che sono venute fuori, e questo purtroppo ha portato a noi sordi ad avere un dispiacere enorme. Io adesso voglio rispondere a questi punti che portano a un altro riconoscimento della lingua italiana dei segni. La LIS, appunto, la lingua italiana dei segni, è una vera e propria lingua che non ho di certo inventato io. Tanti ricercatori, psicologi, linguistici hanno fatto queste ricerche, hanno pubblicato numerosi libri e hanno dimostrato cosa? Che la lingua dei segni ha una sua grammatica, ha una sua sintassi, ha un suo vocabolario, quindi è molto ricca come lingua, è completa, al pari di un'altra lingua. Per il secondo punto, per quanto riguarda i bambini sordi, che dicono che si impara la lingua dei segni poi non parlerà più, non è così, perché le ricerche hanno dimostrato che la lingua dei segni, anzi, dà la possibilità al bambino sordo di aprire la sua mente, perché sfrutta una parte del cervello diverso da quello che riguarda invece la lingua, che è la parola. Anzi, il bambino sordo riesce a parlare grazie anche alla lingua dei segni, che è un valido aiuto per lo sviluppo poi della lingua per il bambino. Nella famiglia delle persone sorde, insieme ai dottori, insieme alle logopediste che sono contrarie alla lingua dei segni, chi sono? Queste persone sono udenti, è chiaro. Quindi questo è il loro pensiero, mentre invece noi persone sorde dobbiamo avere la possibilità di decidere sulla nostra pelle qual è la cosa migliore. Quindi noi dobbiamo decidere sulla nostra vita e ci devono dare la possibilità di scelta quale mezzo di comunicazione utilizzare. Durante questo percorso, che riguarda proprio il riconoscimento di questa legge, io ho potuto notare, quando poi è passata alla Camera dei Deputati, che purtroppo ci sono stati una serie di emendamenti che hanno modificato alla fine questa legge, ma solo dal punto di vista medico e sanitario. E questa cosa non va bene, perché la sordità è un problema sociale, psicologico, linguistico, sociale, perché noi persone sorde non ci sentiamo malate, noi ci sentiamo al pari di tutte le persone udenti. L'unica cosa che ci manca è l'udito, ma per il resto siamo uguali a tutto il resto della comunità. Grazie comunque. Volevo spiegarvi un po' nel dettaglio, appunto legislativo, cosa riguarda la lingua dei segni e il riconoscimento. Io ho già incontrato anche in Parlamento altre persone, in commissione, abbiamo avuto modo di confrontarci
e abbiamo dato tutti i documenti, tutte le opinioni, tutte le riflessioni, gli studi, però questo processo appunto legislativo non viene riconosciuto, non viene ascoltato il pensiero di persone sorde. Mi sembra che le persone che sono all'interno del Parlamento sono più sorde di noi, persone sorde. Vi volevo dire che comunque questa legge non è solo il riconoscimento della lingua italiana, non è così fatta a caso, ma ci sono dei riferimenti legislativi. Cioè nella Convenzione ONU del 2006, che è stata approvata, è approvata la divulgazione e la promozione della lingua dei segni. E nel 2009 è stata approvata in Italia questa divulgazione e promozione della lingua dei segni. Non capisco quindi perché viene bloccata ogni volta che passa nella Camera dei Deputati. La lingua dei segni italiani è stata riconosciuta nel Parlamento europeo. Quindi tutta l'Europa, tutti i paesi membri dell'Europa devono approvare e riconoscere la propria lingua di ogni paese. Come ultima informazione vi vorrei dire che nel mondo ci sono alcuni paesi che hanno inserito la lingua dei segni proprio dentro la Costituzione, è stata riconosciuta, ad esempio in Austria, in Finlandia, in Uganda, in Portogallo, in Ecuador, anche in un paese dell'Africa. Più di 50 paesi nel mondo hanno approvato e riconosciuto la lingua dei segni. L'ultima che è stata approvata è stata in Cina, in Uruguay, in Macedonia, in Ungheria e anche, come ultima novità, come ultima informazione, voglio dire che il riconoscimento della lingua dei segni è stato riconosciuto in alcune regioni d'Italia, tipo il Piemonte, la Sicilia e alcune città e province e comuni è stata riconosciuta la lingua dei segni. Quindi io spero che venga riconosciuta sempre in più regioni e quindi anche qui a Roma, che sotto l'esempio di altre regioni la proveranno. Spero che adesso con il nuovo governo ci sarà questo riconoscimento della lingua dei segni, perché i politici che verranno a governare siano più seri, più comprensibili e lavorino meglio di quelli che ci sono stati prima. Grazie.